una distesa di cappellini rossi ed un solo zucchetto bianco. La giornata di sabato scorso ha visto come protagonisti i bambini per una lezione di vita indimenticabile. Tra abbracci e foto, Papa Francesco ha così accolto nell'atrio davanti l'aula Paolo VI circa 500 bambini a rischio di abbandono e dispersione scolastica provenienti da 6 scuole della periferia di Napoli e 2 di Roma. Hanno raggiunto il Vaticano grazie a un convoglio speciale in occasione della seconda edizione del Treno dei Bambini, iniziativa promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura con la collaborazione delle Ferrovie dello Stato italiane. Scavatori di luce, il titolo dell'appuntamento di quest'anno, che già prima dell'incontro con Papa Francesco ha coinvolto i più piccoli in un programma culturale con visita alle catacombe di San Gennaro a Napoli e quelle di Priscilla a Roma. Il progetto ha cercato di fornire a coloro che sono i più fragili gli strumenti culturali e spirituali per crescere come persone forti, capaci di uscire dal degrado e dalla miseria. Il Papa ha dialogato con i bambini partendo proprio da un loro regalo, una pianta con terra proveniente dalle catacombe visitate. Che significa questa terra del buio? Chissà, chi sa dirmi? Perché mi avete portato terra del buio? Forte? Più forte che non sento. Per farla diventare luce. Il buio è per la luce. Quando c'è di notte è tutto buio, ma noi aspettiamo il primo mattino quando incomincia la luce. Che cosa è più importante? Questa domanda. Il buio o la luce? La luce. E quando noi siamo nel buio, cosa è importante fare? Andare alla luce, cercare la luce. La pianta, ha osservato Papa Francesco, è il punto di partenza per un mondo migliore, pieno di luce, perché Dio è dentro di noi, anche nei momenti bui. E per fare un mondo migliore, come si fa? Con l'odio? Si fa con l'odio? Ma bene, dillo forte. Con l'amore. Con l'amore, tutti insieme, come fratelli, lottando uno accanto all'altro per l'amore. La giornata si è infine conclusa con un simpatico momento musicale. I bambini, infatti, hanno dedicato al Papa una canzone molto speciale.